torneo di rugby Sei Nazioni approda nel 2014 sul canale di Max, che ne ha acquisito i diritti, e per preparare il pubblico a questo appuntamento la stessa emittente ha fatto scendere in campo Gabriele Rubini, ex rugbista e amatissimo chef Rubio del programma Unti e Bisunti. Il rugby è uno sport di sacrificio, vince chi suda, chi si allena, chi si sporca col fango, non vince chi simula, chi frigna, chi si rialza dopo un quarto d'ora, quello non è rispetto. Qui è il gruppo che conta. È lui a condurre dal 22 dicembre ogni domenica alle 22:50 il Cacciatore di Tifosi, una trasmissione che già dal titolo svela tutte le sue intenzioni e che nel terzo tempo vedrà Rubio tornare in cucina per rifocillare chi ha faticato in campo. Io ricevo una chiamata, questa chiamata è coadiuvata da un campione della nazionale che mi darà un ingrato compito, quello di cercare una classe sociale, un gruppo sportivo da convertire. Sotto mentite spoglie andrò nel loro habitat e con l'inganno li porterò sul campo. Cercherò di fare del mio meglio insieme al campione di turno e poi a fine giornata trarremo le conclusioni e vedremo le loro reazioni. Con una missione molto singolare, in ogni puntata Rubini si propone di spiegare al grande pubblico le regole di questa disciplina sportiva, che è anche una scuola di vita. Ci sono quelli un po' più pacioccosi, quelli secchi, quelli alti, quelli bassi, possono giocare tutti e soprattutto chi è che ha delle difficoltà viene abbracciato dal gruppo, quindi è uno sport che crea un senso di fratellanza. A Rubio, stiamo sapendo che stai a portare. Non ti preoccupare, che dove vado io se magna sempre.